eccole, le nostre miss, giusto? Cioè, prima, le nostre ragazze, prima dovete sapere che sono vestite, sono arrivate tutte vestite da modelle, giusto? Giusto? Voi che c'eravate, adesso si sono trasformate da atlete e poi ritorneranno in versione disco, giusto? Quindi in questo momento state vedendo le foto di Rito, le foto ufficiali per le varie squadre. Matteo, ma ti serve o non ti serve? Ah, hai già recuperato un altro? No. Margherita ha perso così. Ok, allora. Margherita. Guarda che là c'è il tuo elastico. Vai dritta via, c'è il tuo elastico del tuo genere. Sai che diventa difficilissimo. Informazioni, visto che insomma gli abbinamenti mi sono stati comunicati, quindi di conseguenza vorrei trasferirvi queste informazioni. Allora, per quanto riguarda il comune di Tradate, quindi in particolar modo parlo di Abbiate, è stata associata con la squadra dei Rosengarten di Bergamo. Quindi Rosengarten di Bergamo sotto il palo e Tradate sotto il palo. Quindi Tradate, insomma raggiungete la squadra che vi è stata assegnata in modo tale così da essere riconoscibili e soprattutto potete anche scattare una foto, fare amicizia con le persone, con gli atleti che vi rappresenteranno. Quindi avvicinatevi e prendete così conoscenza. Thomas, puoi fargli una foto gentilmente? Ok, prendete posizione. Tommaso. Vai Thomas, avvicinati. Tommaso. Oh, quanti sono? Allora ragazzi, ci sono due fotografi ufficiali sono tre adesso. Quindi avvicinatevi fotografi, mettetevi in linea perché se vi mettete in fila vengono fotografate le teste di uno e dell'altro e la squadra non verrà mai ricordata in questo modo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, no, ok, perfetto, sono già andati, ok. Quindi passiamo alla squadra successiva. La squadra successiva, quindi parlo del comune di Lonate con l'abbinamento alla squadra delle Iene. Quindi le Iene sotto al palo della Cuccagna insieme agli amici di Lonate. C'è qualcuno di Lonate qua che... Eccoli, ci sono. Quindi sotto il palo, fotografia, fotoricordo. Eccoli, bellissimi. Arriviamo. Ragazzi, sorridete, la vita è bella! Eccoli!
Bene, bene, bene. Allora passiamo altrove. Quindi Leonardo è stato fatto, passiamo a Locate. Quindi la squadra di Locate è stata affidata alla squadra della Serenissima. Quindi la Serenissima che arriva dalla zona di Venezia. Quindi potete avvicinarvi, la Serenissima, eccoli qua, la signora, cos'è? Anche lei sale sul palo, signora? Mamma mia. Cioè, non ho capito. Signora, si avvicini. No, ho visto la signora, appena ha visto gli atleti, subito si è avvicinata, Bellissima. Ok, quindi mi raccomando, giratevi in direzione del fotografo per avere questo ricordo. Quindi loro sono quelli della Serenissima affinati agli amici di Locate. Serenissima di Venezia, eccoli. Bravissimi. Quindi si passa a Castel Seprio, affinata ai Lariani di Como. Lariani di Como, avvicinatevi. Castel Seprio, avvicinatevi. Castel Seprio, ok? Allora, Castel Seprio è tutto attaccato, mi raccomando, non staccatelo, perché se no poi gli amici mi si arrabbiano, giusto? Signori, si sorride, vai! Eccoli là! Visto che l'hai trovata la tua squadra. Ok, ci sono. Quindi si passa al comune di Gornate, che è stato affidato alla squadra delle Tarsacà di Verona. La squadra femminile, ma con le campane! A chi l'hai rubata quella campana lì? C'è il Don che la cerca ancora da una settimana. Ok. Allora, foto ricordo. Cioè, guarda lì, le nostre fanciulle hanno attirato tante persone. E tu chi sei? Ciao Gloria, ciao. Ok, quindi passiamo a un altro comune. Quindi passiamo al comune di Venegono Inferiore, affiliato alla squadra dei Campagnoli di Verona. Eccoli, i Campagnoli di Verona, sono qua, dove sono gli amici? Eccoli qua. Vedi, Noè è scappato, ecco, ho capito perché. Noè è affidato alla squadra appunto dei Campagnoli di Verona, eccoli. Ok, perfetto. Roby? Ok, allora da questo momento in poi
da questo momento in poi, insomma, siamo arrivati al punto di capire quale sarà l'ordine di partenza, quindi l'ordine di risalita. Abbiamo conosciuto i vari contrari, i vari comuni, abbiamo conosciuto appunto le squadre che le rappresenteranno, che verranno appunto a rappresentare questi comuni, e ora dobbiamo andare a scoprire quale sarà l'ordine di partenza. Per questo ci avvarremo di uno di questi ragazzi. Allora, Noè, guarda, Noè e Gloria, potete andare lì insieme a Robertino per fare l'estrazione quindi di queste squadre. Quindi avvicinatevi a Robertino, dovete pescare con la mano il bigliettino e poi portarlo qua, che io andrò appunto a comunicarlo a tutte le persone che sono qua, ma soprattutto alle squadre, per capire l'ordine di partenza. Ok, Noè sta arrivando, abbiamo i balletti. Ok, apriamo il biglietto, perfetto. Allora, questo qua, il primo biglietto è quello di Lonate. Bravissimo, quindi Lonate lo andiamo a segnare proprio qua. Lonate. Quindi il secondo qual è? Vendetto. Ok, perfetto, quindi il secondo lasciato qua. Fantastico, Noè sei il mio mito. Facciamo un applauso per Noè e per Gloria. Mamma mia, fantastici, fantastici. Ok, allora, adesso un attimo. Noè, scusa, io ti dico Noè e Noè. Ok, guarda, adesso me lo segno, così andiamo. Ok, grazie, mi puoi fare la firma, guarda, te la stampierò qui sul braccio. Ok, sai cos'è? È che si diventa vecchi, stando sempre con la musica qua, io non ci sento più, non ci vedo più, insomma, l'età che avanza. Chiedo scusa. Allora, qualche istante per aggiornare un attimo le nostre cose qua, ti dai un secondo che finisco l'ultima cosa, ok? Alice, mi lascia in pace.
appunto dei biglietti passeranno proprio tra di voi per darvi una grandissima possibilità, quella di portarvi a casa dei salamini o comunque dei salumi offerti gentilmente dalla marcelleria Favarin di Abbiate, e tutto questo acquistando con un euro qualche biglietto, un euro a biglietto, avrete la possibilità di comunicare quella che potrebbe essere secondo voi la lunghezza di questo palo della Cuccagna. Ma vi dirò alcune indicazioni, insomma, alcuni di voi insomma già sanno che il palo nella sua lunghezza totale è alto 13,5 metri, ok? Ma questo gioco, quindi, che avrete appunto la possibilità di indovinare con un euro a biglietto, la lunghezza, diciamo, dalla base verde, ok? Dalla base verde fino all'ultimo anello bianco posto proprio in cima. Quindi noi intendiamo dalla parte di legno, quindi dove termina la base verde in ferro, quindi dalla parte, appunto, dalla parte verde fino all'anello, all'ultimo anello che potete vedere bianco su questo palo, ok? Quindi avete la possibilità di indovinare, ok? Chi indovinerà, ovviamente, chi si avvicinerà, chi indovinerà, appunto, avrà la possibilità di portarsi a casa questo premio, questi salumi da poter poi consumare durante il weekend con i propri amici, con i propri parenti. Allora, una cosa importante, ovviamente noi adesso non conosciamo, abbiamo un'idea, ma non conosciamo la misura effettiva, precisa di questo palo, ok? Quindi soprattutto non conosciamo la dimensione precisa da quel punto a quel punto, per cui noi poi chiederemo l'aiuto a una squadra di salire con una bindella. Abbiamo qua un metro proprio, quindi prenderanno questo metro, saliranno, lo faranno calare e misureremo in tempo reale quella che sarà l'effettiva, diciamo, lunghezza di questo palo della Cuccagna. Quindi se avete voglia di contribuire e di partecipare, ma soprattutto di avere la possibilità di portare a casa un premio così importante, insomma, con un euro fatelo, perché è sicuramente una cosa veramente gradita di cui noi vi ringraziamo anticipatamente. Quindi detto questo, io veramente darei il via a questa serata dedicata al taglio del Seprio. Allora, presidente, vicepresidente, possiamo partire ufficialmente? Allora, quindi possiamo dare il via ufficialmente a questa serata. Signori, da parte mia, da parte di tutto lo staff dell'IPC, buonasera a tutti, benvenuti in questa bellissima serata. Fatemi un applauso, fatemi sentire. Ok, siete bellissimi, siete fantastici, grazie di essere qui, perché la vostra presenza veramente ci riempie e ci inorgoglisce. Quindi, detto questo, noi partiamo subito, andiamo a conoscere la prima squadra che abbiamo già visto, ma andiamo a rivedere volentieri, quindi parliamo delle Iene abbinate al comune di Lonate. Quindi, allora, mi raccomando, avvicinatevi sotto il palo. Iene, siete pronti? Allora, avrete
avete a disposizione 40 secondi di tempo per questa prima risalita, quindi il tempo di salita sarà di 40 secondi e aumenterà di 5 secondi ad ogni turno, quindi mi raccomando, avvicinatevi. Allora, dove sono gli amici di Lonate? Dove sono gli amici di Lonate? Fatevi sentire, dove siete? Eccoli, eccoli, eccoli. Allora, questo è il vostro momento. Allora, si inizia con un tempo di 40 secondi, noi daremo il via, abbassiamo la musica e partiamo ufficialmente con questa prima risalita. Ragazzi, conto alla rovescia, ragazzi, darò il conto alla rovescia e poi vi darò il via, ok? Il via lo darete voi premendo il pulsante, ma dopo vi avrò puntato 3, 2, 1 e vi avrò dato il via. Quindi, da questo momento si parte. 3, 2, 1, let's go! E sono partiti, vai! E siamo a 25. Siamo a 35, 36, 37, 38, 39, 40, stop! Ok, perfetto, bravissimi, bravissimi. Quindi si parte con un'altra squadra, la squadra dei Lariani e quindi abbinata a Castel Sebrio. Quindi dove sono gli amici dei Lariani? Ok, quindi siete pronti? Ok, perfetto. Quindi anche per voi da questo momento si può partire. 3, 2, 1, let's go! 40 secondi sono partiti, il cronometro anche, siamo a 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, stop. Ok, perfetto, bravissimi. Quindi da questo momento in poi passiamo alla terza squadra, che è quella abbinata alla squadra dei Rosen Garden, che invito ad avvicinarsi sotto il palo della cuccagna, e quindi parliamo del comune di Abbiate. Quindi ragazzi, avvicinatevi, Abbiate, quindi tradate, Abbiate, tradate, quindi sono la stessa cosa. Ok, ci siamo, perfetto, quindi da questo momento possiamo dare il via, punto alla rovescia, anche per la squadra dei Rosen Garden. 3, 2, 1, let's go!
e siamo a 20. 25. E siamo a 35. 36, 37, 38, 39, 40, stop. Okay. Ok, perfetto, bravissimi, bravissimi. Quindi si passa a un'altra squadra, quella dei Campagnoli, abbinata al comune di Venegono Inferiore. Eccoli, eccoli, ci sono, perfetti. La squadra si sta avvicinando per questo primo giro, insomma, che si ripulisce un po' quello che è la base di questo palo alto 13 metri e mezzo, rigorosamente e abbondantemente ingrassato. Quindi mi raccomando, anche per loro sono pronti. Ok? Allora, abbassiamo la musica, tutto alla rovescia. 3, 2, 1, let's go! E sono partiti. Il cronometro anche. Siamo a 15 secondi. Il cronometro va veloce, siamo a 30. 35, 38, 39, 40, stop. Ok, perfetto, bravissimi ragazzi. Ok, ok, quindi passiamo alla squadra successiva, quella della Serenissima. Loro arrivano da Venezia e è abbinata alla squadra Locate, quindi il comune di Locate. Dove sono gli amici di Locate? Fatevi sentire, fatevi vedere. Ok, perfetto. Allora, questa è la vostra squadra, ragazzi, quando ci siete. Ok, allora abbassiamo la musica da questo momento in poi. 3, 2, 1, let's go! I ragazzi sono partiti. Siamo a 10. 15. 20. 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, e così è sfumata anche questa possibilità dei 40 secondi. Quindi ultimo giro, ultima squadra. È rimasto abbracciato. Vado via. Quindi ultima squadra, la squadra delle Start K, abbinata al comune di Cornate. Fammi sentire la campanella. Bravissima, bravissima. Allora sono pronte, passiamo la musica. Quindi conto la rovescia anche per loro. 3, 2, 1, let's go! 40 secondi, bisogna premere però il pulsante. Siamo a 5, 10, 15, 15, il cronometro va, le ragazze salgono,
Siamo a 30 secondi. 35. 38, 39, 40, stop. E così. E così vorrei ricordare che per le ragazze, insomma, abbiamo chiesto, insomma, di hanno la possibilità di raggiungere per loro l'obiettivo è leggermente inferiore rispetto a quello delle altre squadre, perché si sono avvicinate a questo mondo da non molto tempo e stanno facendo veramente dei passi incredibili, perché fanno delle risalite veramente davvero professioniste, però noi così abbiamo dato un obiettivo leggermente più basso, ovvero l'anello bianco appena sopra, diciamo, la fascia di giunzione di questo palo. Quindi parlo di quella fascia nera a metà palo, appena sopra c'è un altro anello bianco e quello sarà il loro obiettivo. Praticamente, se non erro, parliamo di 9 metri e mezzo come dimensione. Ecco, quindi dicendo così vi ho dato un ulteriore aiuto per il gioco che le nostre amiche quindi stanno passando tra di voi. Mi riferisco a Michela e Valentina, che stanno passando con i biglietti per darvi la possibilità di indovinare così la misura di questo palo, diciamo, dalla fine della base verde fino, diciamo, all'ultimo anello bianco. Questo è quello che stanno facendo le nostre ragazze in questo momento. Michela e Valentina, che fanno parte qua dello staff. Da questo momento in poi entriamo ufficialmente nel secondo girone, ovvero verranno aggiunti 5 secondi ai 40 che abbiamo appena avuto modo di vedere con queste squadre, quindi 5 secondi in più. Il palo è già stato parzialmente ripulito, come avete avuto modo di vedere, insomma sono riusciti inizialmente. Si erano fermate le squadre proprio nella prima parte del palo e verso la fine invece erano riusciti a superare addirittura la rete. Da questo momento in poi vedremo dove riusciranno ad arrivare le nostre squadre. Quindi 45 secondi, io vado a chiamare la prossima squadra, i prossimi atleti, e quindi si riparte dalle linee di Lonate. Quindi ieri di Lonate potete avvicinarvi perché è arrivato il vostro momento. Iene, siete pronti per questa risalita? Passiamo la musica e così diamo il via al conto alla rovescia. Quindi per voi 45 secondi di tempo. 3, 2, 1, let's go! Così il cronometro è partito. 10 secondi. 20 secondi. 30. 35. 40.
e così termina, rilanciano qualche secondo prima tranquillamente. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Complimenti, complimenti a questa squadra. Ok, invitiamo la squadra successiva, quella dei Daliani, abbinata a Castelsempio. Sentili, 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 senti che tifo. Ok, avviciniamo il cronometro, passiamo la musica e così diamo modo di sentire anche loro il punto della rovescia. Ragazzi, è arrivato il vostro momento, sempre 45 secondi di tempo. 3, 2, 1, let's go! Sono partiti 10 secondi e siamo a 15 e 20 trascorsi, 25 e siamo a 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, stop! Bravi ragazzi! Bravissimi, bravissimi! E così passiamo alla squadra successiva, la squadra dei Rosengarde, abbinata ad Appiate. Eccoli! Mi piace sentire l'urlo delle contrade. Mi piace. Rosengarde è la prossima squadra a raggiungere la base di questo palo della Cuccagna in quel di Trotate. I ragazzi sono pronti. Come potete vedere utilizzano della segatura sui propri indumenti, questo serve per rimuovere, per ripulire un po' gli indumenti dal grasso che hanno accumulato nelle salite precedenti. Ok, quindi ci siamo, togliamo la musica, punto la rovescia anche per questa squadra. Ragazzi, è arrivato il vostro momento. 3, 2, 1, let's go! Bravissimi, sono partiti. Il cronometro va veloce, siamo già a 15 secondi. 20. 25 e siamo a 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, stop! Bravissimi, bravissimi. E così passiamo, dove sono gli amici di Venegono Inferiore? Dove sono? Ah, ok, vi sento, sento la vostra energia e così la percepisce anche la squadra che vi rappresenta, ovvero gli amici campagnoli che sono qua pronti a risalire su questo palo della Cuccagna. Ok, quindi si stanno organizzando un attimo e poi una volta così definiti, definito lo schema di risalita, gli ultimi dettagli, daremo anche per loro il via. Ciao.
Stanno salendo, siamo a 20 secondi. Guarda come salgono, siamo a 30. E siamo a 45, stop. Ok, perfetto, anche per loro, quindi continuiamo con il comune di Locate. Dov'è Locate? Fatevi sentire, eccoli, con le maglie gialle, la vostra squadra è la Serenissima che si avvicinerà proprio in questo momento. Ok, la squadra si è avvicinata, la squadra della Serenissima, il comune è quello di Locate, quindi seconda risalita, 45 secondi di tempo a disposizione. I ragazzi sono pronti, togliamo la musica e diamo il via al conto alla rovescia. Quindi 3, 2, 1, let's go! Sono partiti 10 secondi. E siamo a 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, stop! Bravissimi ragazzi! E così presentiamo l'ultima squadra, soprattutto l'ultimo comune per questo secondo giro, che è il comune di Cornate. Mi piace sentire la cantare. Bravissimi, motivatissimi. Spero che questo flusso mi sembra sia stato trasferito a queste giovani fanciulle che stanno ricalando. Quindi queste sono le squadre, sono gasatissime e soprattutto sono onorate di rappresentare il comune con il vostro e sicuramente quindi avete arrivato il vostro momento. 45 secondi di tempo a disposizione in questo momento, tutto alla rovescia ragazzi. 3, 2, 1, let's go! Ok, sono partite. Ne siamo a 15. Ne siamo a 20.
25, 30, 35, siamo a 40, 42, 43, 44, 45. Bravissime, bravissime le nostre fanciulle che rappresentano il comune di Bornate. Bravissime ragazze, bravissime, bravissime. Complimenti, complimenti a voi. Ok, d'accordo. Allora, vorrei chiedervi gentilmente una cosa. In questo momento in poi siamo ufficialmente così nella terza di salita, ovvero quella dei 50 secondi. Quindi da 45 si vanno ad aggiungere altri 5 secondi in più e quindi queste squadre avranno sicuramente una possibilità maggiore di raggiungere la cima del terzo palo con facilmente in mezzo. Thank you.
Thank you.
Posizione, eh? Te lo dico.